In tantissimi in Piazza del Popolo hanno partecipato al flash mob organizzato contro la violenza di genere sulle donne e sulle bambine. L'evento One Billion Rising, svegliati, balla, partecipa, ha coinvolto associazioni, scuole, palestre, grandi e piccini, uomini e donne, che tutti insieme hanno ballato un'entusiasmante ed energica coreografia sulle note di Break the Chain. Tanta l'emozione vissuta in piazza. È una cosa fantastica e bisogna muovere tutta l'opinione pubblica, tutto quanto perché è una cosa fatta bene. Io sono venuta apposta. Quindi mi piace molto l'idea e che deve allargarsi, infatti con tutte queste ragazze che ci sono mi fa molto molto piacere. E lei ballerà? Ma certo che ballo, sono venuta apposta. E stiamo cercando una protesta senza cartelloni, ma cercando di ballare perché potrebbe essere un modo per coinvolgere un po' più la gente, mentre magari una protesta più con cartelloni, così le persone non accetterebbero questo modo di protestare. Avete provato la coreografia? Sì, da una settimana tramite le scuole dell'Olivetti e altre scuole di tutta Ravenna stiamo provando le coreografie, vestendoci di nero, qualcosa di rosso per cosa? Perché sì, bisogna mettersi qualcosa di rosso anche. E la coreografia è stato difficile impararla, è stato divertente. Com'è andata? Divertente, abbastanza facile, sono passi che comunque la gente può copiare facilmente per unirsi insieme a noi. Siamo qui per dare la nostra solidarietà alle donne che vengono picchiate e maltrattate in tutto il mondo. La cifra è altissima, una donna su tre nella sua vita può subire o subirà violenza. Siamo qui con i ragazzi per dimostrare che lottiamo per questo. Com'è stata la partecipazione dei maschi? Molto sentita, assolutamente dalla parte delle ragazze. Manis in possesso di ciò che non gli appartiene. Non so il colore della loro bandiera, non importa, sulle mani di un uomo che non merita di essere chiamato tale. L'ho letto nei tuoi occhi il tuo dolore, sussurrato con mesto pudore, a un soffio di vento disperso nel vuoto dell'indifferenza. Mondo ormai senza confini telematici, un messaggio così sotto una forma di protesta, di danza, può arrivare ovunque e a tutti? Spero proprio di sì. Abbiamo già questa mattina abbiamo visto nel sito di One Billion Rising alcuni flash mob che sono già avvenuti perché nel mondo con il fuso orario sono ovviamente già avvenuti e c'è una grandissima partecipazione. Speriamo che continui così.
appena finita, come è andata e soprattutto come vi sentite adesso? Ma io sinceramente adesso sono, cioè, mi sento molto piena di energia, molto carica, e mi è piaciuto molto partecipare a questa iniziativa perché abbiamo dato anche il nostro contributo, abbiamo fatto vedere che comunque ci siamo presenti, e è stato molto bello. E l'energia mentre ballavate com'era? Cosa si sentiva? Ma era come se venisse su tutto quello che avevamo da dire, tutto quello che magari molte donne non hanno mai detto, e è stato veramente bello, significativo. È stato importante soprattutto perché hanno partecipato tanti ragazzi. Io ho accompagnato una classe, purtroppo non hanno ballato, però è un'iniziativa che ha coinvolto un po' tutti quanti. E secondo me ha lasciato un segno forte qua la mia. Qual era l'atmosfera, l'aria che prevaleva, che si sentiva durante la coreografia? Che comunque il rispetto per le donne deve essere fondamentale. Ho visto anche dei bambini piccoli comunque partecipare anche alle prove, è stato molto, molto affascinante. Barbara Nisci per Ravenna Web TV.